Direttore generale del GAL Casile, quindi anche il GAL assieme all'ente parco dell'Aspromonte, assieme alla provincia di Reggio Calabria, fa rete in questa iniziativa che vede aziende del nostro territorio esporre i prodotti locali fuori dal nostro, dalla localizzazione, diciamo, del territorio. Sì, noi quando la provincia ci ha proposto questa iniziativa l'abbiamo subito accolta favorevolmente. In quanto intanto la mission del Gallery Recanica è quella di promuovere il nostro territorio in tutte le proprie caratteristiche, quindi anche quello dei prodotti tipici e dei servizi al turismo. Il fatto che la provincia ci abbia dato l'opportunità di partecipare a una delle fiere più grandi che in Italia si svolgono, abbiamo pensato che fosse una buona opportunità di promozione del nostro territorio e quindi abbiamo subito accolto favorevolmente questa proposta di organizzare insieme al parco e alla provincia questa iniziativa. Abbiamo coinvolto nel nostro territorio 20 aziende, di cui 15 saranno lì per esporre i propri prodotti e 5 commercializzeranno anche questi i loro prodotti, e quindi riteniamo che abbiamo fatto veramente un'operazione positiva per quello che può creare in sviluppo sul nostro territorio. Tra le altre cose, la cosa più importante è che questa sinergia tra enti ci dà la forza, ci dà la capacità di dare l'opportunità ad aziende che magari da sole, per i costi che dovevano affrontare, non sarebbero mai riuscite ad arrivare a una stazione così importante. Invece questa sinergia tra la provincia, il parco e il GAL ci ha dato l'opportunità a dare la possibilità a 20 nostre piccole aziende di poter partecipare a una vetrina molto molto importante. Quindi diciamo che questa è stata veramente, diciamo che di tutta l'operazione sicuramente questa è la fase più importante. Insomma. Grazie.